Buongiorno a tutti, un veloce video di qualche minuto, così un po' improvvisato in prima mattina, perché è da un paio di giorni che sta spopolando questa questione della presunta laurea di Dario Fabbri. E io, così da studioso di area vicina a quella di Dario Fabbri, non proprio la medesima disciplina, io sono uno storico militare, recentemente mi sono anche occupato di fare l'analista, il think tanker, quindi ho fatto studi anche in relazioni internazionali, ma non sono propriamente dell'area, diciamo, della linea interpretativa di Fabbri, che è la geopolitica. Non sto a entrare adesso nelle differenze, non mi interessa. Volevo semplicemente dare a chi magari capiterà sul canale un paio di spunti di riflessione per capire quanto è importante questa questione per chi fa il nostro mestiere. E ci sono due temi in realtà che secondo me vanno affrontati, che sono due temi separati ma che si toccano. Il primo tema è la vexata questio del millantare titoli che non si hanno. Io non lo so se lui individualmente, personalmente, abbia mai detto esplicitamente di avere una laurea che non ha. Magari poi ce l'ha in realtà, quindi magari tra qualche giorno salta fuori. E speriamo. O comunque sia, è stato presentato e apparentemente ha accettato di essere presentato in varie occasioni come il dottor Dario Fabbri. Ora, come capita a volte con i politici, con i candidati, cose del genere, questa cosa ha scatenato un po' di casino perché cioè, è una questione di trasparenza. Effettivamente non è così importante. Però nel momento in cui una figura diventa una figura pubblica, le cui analisi, le cui ricostruzioni, compaiono quotidianamente in televisione, qualcuno che viene invitato sistematicamente a fare conferenze, magari anche consulenze, e che quindi ha un peso, almeno nell'ambito italiano, di assoluto rilievo, secondo me è giusto, è corretto, è intellettualmente onesto che si sappia che titoli ha effettivamente, cioè soprattutto nel momento in cui il titolo è la base di giustificazione per cui tu vieni chiamato a ricoprire un certo ruolo. Cioè se il titolo è ciò sulla base di cui tu vieni presentato come esperto, beh, allora il titolo devi dimostrare di averlo. Altrimenti è una cosa poco corretta, se non altro poco rispettosa nei confronti di quelle migliaia di studenti che nella triennale, nella specialistica, in università prestigiose e difficili, o in altre meno, in quelle private, in quelle online, ma comunque sia, per un certo numero di anni si fanno un discreto mazzo sui libri per passare gli esami, studiare, essere valutati di quello che sanno, eccetera, eccetera, eccetera. È corretto, se non altro, rispettoso nei loro confronti, che tu, se non hai fatto quel percorso, non millanti di averlo fatto. Quindi da questo punto di vista la prima questione è puramente così, tecnico-formale di trasparenza dell'informazione. Quindi un appello potrebbe essere, se hai questa laurea, falla vedere, se non ce l'hai, semplicemente di non averla. E qui si entra nella seconda questione, che è più importante secondo me. Cioè, se anche non ce l'avesse, quanto è importante, quanto è cruciale, quanto è determinante per chi fa il nostro mestiere, avere questo benedetto pezzo di carta. Dal mio punto di vista è molto poco importante. Cioè, una delle ragioni per cui io, se conoscessi Dario Fabbri, non l'ho mai avuto il piacere di conoscerlo, non l'ho mai incontrato. Ma se avessi l'occasione direi, vabbè, se anche non avessi questo benedetto pezzo di carta, pazienza, tanto nessuno penso ti toglierebbe quel piedistallo che ti sei guadagnato, perché quello te lo sei guadagnato sulla base di una capacità divulgativa, espositiva e analitica che si fonda su dei contenuti. Quindi poco male, semplicemente tu hai approfondito certe questioni da autodidatta. Che problema c'è? E la validità delle stesse va valutata sulla base dei contenuti stessi, degli argomenti che porti. È una questione, se ci pensate, molto italiana a discutere di queste cose in questi termini. Perché noi siamo un po' il paese delle chiacchiere distintivo, no? Per cui uno finisce di dire: non parlano per me i miei argomenti, perché
parlano per me i miei titoli. E allora sì che è importante avere la laurea. Però se noi usciamo da questa dinamica, in realtà, ripeto, quello che contano sono i contenuti. Attenzione però a non scadere nell'estremo opposto. E chiudo con questa seconda osservazione. Cioè, non è neanche vero che allora dice, vabbè, la laurea allora che cosa serve? Non serve fondamentalmente a niente, un pezzo di carta che la gente prende per riempire gli anni post-liceali dove è difficilissimo trovare lavoro, lo è anche dopo. Magari uno lo fa per provincialismo perché vuole appunto farsi chiamare dottore, chiacchiere distintivo, no? C'hai il distintivo? Ecco, non ce l'hai. Però fondamentalmente non serve a nulla. Quello che conta è l'accumulo di conoscenza che tu ottieni magari dedicandoti 10-15 anni a un argomento X. Allora, non è proprio così, perché in realtà, che cos'altro è la laurea se non la dimostrazione che tu hai intrapreso un percorso di studio fatto a tappe, a ciascuna delle quali tu sei stato valutato e ciascuna delle quali ti ha dato degli strumenti conoscitivi, metodologici, di capacità critica? E infatti ci sono diversi step, cioè la laurea è solo il primo. C'è la laurea triennale, dove, stando nell'ambito umanistico, che diciamo è quello che riguarda Dario Fabbri e anche il sottoscritto, la laurea triennale è l'ambito alla fine del quale tu dimostri di saper fare una tesi quantomeno compilativa, cioè mettere insieme le informazioni su un determinato tema, studiare la letteratura in merito e ricostruire quell'argomento in maniera sensata, facendo uso di fonti primarie o secondarie, più spesso secondarie, e dimostrando quali fonti hai utilizzato, quindi facendo riferimento alle note, eccetera, alla bibliografia, eccetera. Poi c'è lo step successivo, che è la laurea specialistica, che è di nuovo un pochettino più difficile, no? Vai un po' più a fondo, scegli un ambito specifico di approfondimento, non è più la laurea, faccio il caso mio, in storia, ma storia contemporanea. Fai degli esami che sono più approfonditi. Ci si aspetta da te che tu faccia una tesi molto più approfondita, molto più dettagliata, andando addirittura a scoprire qualcosa di nuovo, qualcosa che nessun altro ha fatto prima di te. È molto difficile, se ci pensate, col proliferare di studi, di libri, di andare a trovare qualcosa. Però si fa, si va negli archivi e siccome le collezioni sono tantissime e non ci sono solo le fonti archivistiche scritte, eccetera, ma ci sono anche fonti orali, fonti archeologiche, cioè a seconda dell'ambito che uno sceglie. Ci sono tante cose in cui ancora si può andare a scavare, tu dai qualcosa di nuovo, dai qualcosa di tuo. Ma poi c'è lo step del dottorato. In realtà è fuorviante chiedere uno ha la laurea per parlare di sta roba. Se uno vuole veramente essere presentato come un esperto, allora no. Se volessimo vedere precisamente dal punto di vista accademico, non è neanche la laurea specialistica che conta, è il dottorato e il postdoc. Perché sono quelli i veri step in cui tu dimostri di essere un ricercatore autonomo e in cui dimostri di essere uno che sa diventare esperto di un ambito via via più approfondito, più specifico del sapere. E questa questione è importante perché il percorso universitario, oltre ad avere questa caratteristica, ti dà tutta una serie di competenze di rigore metodologico, di approfondimento critico, di esperienza, perché questi percorsi portano via anni. Tu cresci facendoli, ti accresci non soltanto dal punto di vista anagrafico, ma dal punto di vista professionale. E ripeto, gli step indispensabili e fondamentali sono quelli post laurea, perché è lì che tu diventi effettivamente professionista della materia. Prima mica ti pagano, sei solo un bravo studente. Quando tu arrivi alla laurea, sei un bravo studente, bravo o meno bravo, perché alcuni li cacciano anche fuori a calci col minimo indispensabile. Quindi, appunto, non conta niente in realtà la laurea o meno, conta il percorso che fai. E questo è importante negli ambiti umanistici, forse meno intuitivo che negli ambiti scientifici, dove magari ci sono appunto elementi sperimentali, quindi o funziona l'esperimento o non funziona. O l'equazione torna o non torna. Nell'ambito umanistico è un po' più complicato, ma c'è un rigore scientifico anche in quelle discipline. Ci sono interi corsi di cui poi tu devi dare gli esami, in archivistica, ad esempio, oppure in numismatica. Ci sono corsi in storia della storiografia,
in epigrafia, in storia del libro, in cartografia, cioè in tutti quegli strumenti che sono ancillari al lavoro, ripeto, partendo dalla mia esperienza dello storico, ma che sono indispensabili per renderti in grado di operare con le fonti della tua disciplina, della tua area disciplinare. Oltre al fatto che poi fai esami un po' in tutto l'ambito del sapere umanistico, perché la laurea in storia, che oggi si chiama in scienze storiche, per sottolineare proprio questa dimensione, è una laurea che in realtà ti impone di studiare letteratura, storia dell'arte, filosofia, letteratura straniera, eccetera. Quindi ti apre la mente e ti dà degli strumenti metodologici e c'è una stratificazione del sapere, delle capacità tecniche di fare questo mestiere, che, ripeto, si ottiene con gli anni. Questo percorso è un percorso che fuori dall'ambito universitario non lo fai. Ed è un percorso indispensabile per chiarire la differenza tra un bravo narratore e un autentico ricercatore. Se ci fate caso, si dice che i libri di storia sono noiosi. Alcuni lo sono. Ma non perché agli autori piaccia scrivere noioso, a tutti piace vendere, ma semplicemente perché magari il riferimento sistematico alla letteratura sul tema, cioè cosa altri hanno fatto e detto prima di te, perché il tuo contributo è importante, cosa stai dicendo di nuovo, come lo dici, sulla base quindi di quali argomenti, di quali fonti e quindi le note, i riferimenti bibliografici. Tu dici che scatole tutte queste pagine di note finali del capitolo, fammi saltare che questa è tutta roba inutile. E invece no, quella è la differenza tra una storiella e un libro di storia. Se ci fate caso, tanti dei nostri divulgatori di chiara fama sono bravi narratori, ma magari non hanno scritto nessun libro con questa roba noiosa che sono le note. E invece quella è tutta la differenza del mondo fra chi appunto racconta al pubblico delle storie e chi fa storia. Il pubblico spesso apprezza di più sentire parlare di storie che non sentire o leggere un libro di storia, forse perché ci ricorda di quando eravamo bambini e i genitori ci addormentavano leggendoci le fiabe, no? Quindi la storiella ti piace sentirla, ti piace leggerla, sei scorrevole, bene. Il libro analitico, critico, diventa una lettura potenzialmente pesante e me ne rendo perfettamente conto. Però, ripeto, è quello che fa il vero esperto. Non l'essere capace di parlare bene o di raccontare qualcosa di apparentemente accattivante. Ben inteso, questo percorso metodologico è fattibilissimo anche da autodidatta. Cioè, questa non è una scienza innata che viene calata per magia ex cattedra dal professore sugli studenti. Si può fare benissimo anche al di fuori del percorso universitario, ma è difficile. È difficile. È lungo, è noioso, è faticoso. Quindi, a meno che qualcuno non si sia fatto questo tipo di studio per conto proprio, per anni, è comunque bene tendere a diffidare di chi dice di aver studiato una cosa senza avere prova tangibile di averla studiata davvero. Ci sono le eccezioni, naturalmente. Fabbri magari è una di queste. Io personalmente condivido alcune delle analisi che lui fa, non ne condivido altre. Reputo che la sua voce, al netto della presenza o meno del foglio di carta, sia una voce meritevole di stare nel dibattito. È assolutamente uno studioso con cui è interessante confrontarsi, anche, ripeto, da due prospettive disciplinari un po' diverse, ma dal cui contatto io ritengo che esca fuori qualcosa di valido, di meritevole, di interessante, di accrescente per me. Di arricchente e per chi lo segue. Ma detto questo, le eccezioni, i Vittorio Alfieri, tanto per fare un altro esempio, rimangono eccezioni. Quindi, in linea di massima, io vi suggerisco di tendere a diffidare di chi in realtà non ha fatto questo tipo di percorso, ma si presenta come un esperto, perché vedete, noi accademici non è che ci vogliamo per forza sentire importanti, ma non abbiamo intrapreso questo tipo di percorso che è, ripeto, lungo, faticoso, sottopagato, iperprecarizzato, perché io ho 36 anni e sono ancora precario. Così, perché ci divertiva, ma perché questo è il
il percorso migliore per arrivare a fare bene questo lavoro. Perché noi siamo nani che stanno sulle spalle dei giganti. E i giganti sono i grandi maestri del passato. Sono Tucidide, sono Marc Bloch, sono Lefebvre, Braudel, sono John Gooch, Hugh Strong nel caso del mio maestro di Oxford, Silvio Lanaro nel caso del mio mentore a Padova. E questa stratificazione che deriva dal fatto che generazioni di professionisti di questo mestiere hanno dedicato la loro vita a trovare i metodi più corretti e più onesti intellettualmente per trasmettere, indagare e trasmettere il sapere, questo qui è un passaggio fondamentale dell'essere studioso di scienze politiche, di relazioni internazionali, di storia, eccetera. E di conseguenza non è qualche cosa che se ce l'hai bene, altrimenti peccato, non hai il distintivo. Ecco, no, è una questione più sottile, e però è una questione, ripeto, decisiva che fa la differenza fra un vero studioso, un vero esperto e un millantatore. Fate un esempio praticissimo, ascoltatevi le conferenze sull'Ucraina del professor Graziosi. E poi fate i confronti con un tale Little Bears, detto Ampio, e vedete immediatamente la differenza. Parentesi, l'amico Ampio è molto più che laureato. È professore associato. E questo suggerisce un'altra cosa, ovvero che non è nemmeno una questione di schiettamente di laurea, ma anche di quale laurea. Perché ogni disciplina, ogni ambito disciplinare, ogni settore scientifico disciplinare, come si chiama in gergo, ha una sua metodologia e richiede una sua expertise e, ripeto, una stratificazione di esperienza e una crescita professionale. Se non hai fatto quel tipo di percorso, è molto facile che tu dica castronerie. Quindi, su questo io vi saluto, ho fatto molti più minuti di quelli che pensavo e mi scuso, ma era giusto per dare un suggerimento di riflessione in merito a una questione che, come spesso capita, mi sembra in questo paese viene trattata in maniera superficiale, cioè col tifo, cioè mi piace quello che dice questo tizio, beh, allora perché lo volete censurare? Oppure mi sta sulle scatole, ah, quindi non c'è il titolo, ah, quindi dovete cacciarlo. Non ha senso mettere la questione in questi termini, ha più senso ragionare sul valore del percorso universitario, del percorso formativo. E del percorso esperienziale di chi fa questo mestiere, okay? Perché è un lavoro. Credo che se doveste farvi operare da qualcuno, non solo dareste per scontato che debba avere la laurea, ma anche la specializzazione, e magari vorreste anche sapere dove l'ha fatta e con chi. Ecco, applicate lo stesso metodo quando si parla anche di materie umanistiche, dove non si rischia la vita, ma i danni nell'opinione pubblica rischiano di essere comunque molto, molto gravi. Un saluto a tutti e alla prossima.